찬성반이라고 있습니다. Buongiorno e buongiorno ragazzi. Oggi vi accolgo con questo mio nuovo pigiamino. Ne stavo cercando uno su Coupang da una vita, perché poi se vado tipo nei negozi non trovo mai la taglia. E a me piacciono i pigiami tipo stralarghi. Quindi ho detto fammi cercare su Coupang se c'è qualcosa di carino. E volevo un pigiamino di questi così, col collettino e i bottoncini. Io ho trovato questo che è meraviglioso. Ho preso tipo una XXL. Eccolo qua, vedete com'è bello lungo. Poi mi sono ordinata questo super gimbap stamattina con il tonno. Sto continuando a guardare Glee, anche perché questi giorni appunto sto recuperando un po' le cose che dovevo fare. Ho messo la lavatrice, dovrò lavare a terra. Avevo tra l'altro anche ordinato, o almeno ho provato a ordinare, una scaletta per il letto per Ami, perché non riesce a salire ogni volta un casino. Ogni volta è sempre lo stesso problema, raga. Vedete una cosa che costa un po' meno di tipo 40.000 won, che sarebbero una trentina di euro? Sicuramente è soltanto la fodera esterna della scaletta. Quindi oggi è successa la stessa cosa, perché per l'ennesima volta non ho ricontrollato. Invece ieri sono stata con il mio fidanzato e gli ho fatto anche vedere che il rubinettino del bagno si intasa. E io lo sapevo, perché figuratevi. Che la prima cosa che mi avrebbe detto è: sicuramente ci sono i tuoi capelli nello scarico. E io no, è no, perché ragazzi, cioè io vi pare fissata con pulizia, capelli sono una cosa che mi fa più schifo in assoluto. Lascio secondo voi il mortino di cose dentro al lavandino? Anche no. Quindi è stato molto soddisfacente vederlo alzare tutto convinto e non c'era niente effettivamente. Quindi ha detto magari un bel disgorgante, qualcosa che insomma liberi un po' il flusso. Gli ho chiesto di cercarmi qualcosa su Coupang, adesso ho comprato il prodottino, vediamo. Cioè più che altro è successo tipo dall'oggi al domani, senza un motivo, sai, dici magari ti è cascato qualcosa o ci hai versato, non lo so, un prodotto. E se poi non si dovesse sturare con questo prodotto, devo chiamare la proprietaria e chiedere poi a lei. No, io esco pazza per lui. Il suo personaggio forse è il mio preferito. No, sono troppo belli. No, li amo da morire. Dopo devo vedermi la puntata di Masterchef. Non mi ricordo se è l'ultimo, no, forse è la penultima. Sono le penultime due? Settimana prossima? C'è la finale? Buongiorno, così oggi l'aria tutto fare. Allora, mi sto traducendo quello che c'è scritto di fare qui. E in realtà praticamente c'è questo tappino che va messo sopra. Penso che eroghi il prodotto in maniera più rilasciata, insomma. Lo verso tutto, aspetto un'ora e poi risciacquo. Questo è quello che c'è scritto. Non so perché qui ci sia scritto spettacolo. Spero il risultato sia effettivamente spettacolare. Staremo a vedere la magica pozione qua. Io vi giuro, odio fare queste cose, non ci capisco niente. Vorrei avere un uomo in casa soltanto per questi affari qua. Quando si intasa qualcosa, non lo so. Comunque, boh, è gelatina. Oddio. Lo vedete che è gelatinoso? E vabbè, va lasciato così per un'ora. Allora, prodotto per il lavandino, super promosso. Perché, guardate, è passata un'ora, poi c'era scritto di lasciare 30 secondi l'acqua aperta. Però, vedete, adesso non si intasa più. Vediamo quanto dura. Perfetto. Ora poi mi farò la skincare. Dopo pranzo ho deciso di uscire, perché vabbè, io sono fissata, lo sapete, scorro i video su TikTok come se niente fosse. E ovviamente mi capitano sempre video skincare, perché sono tra le cose che io guardo più spesso. E lo sapete, la mia pelle non ha grandi problemi, se non queste macchie che spesso rimangono. E effettivamente ho visto un video che mi ha fatto riflettere tantissimo, perché noi con l'asciugamano normale, insomma, con cui ti lavi le mani, ti lavi il viso, appunto è pieno di batteri, è sporco. Io cerco di cambiarlo almeno una volta ogni 2-3 giorni in realtà, però è comunque sempre sporco. Cioè comunque tu ti asciughi le mani, una cosa che ci vai fuori, tocchi cose, ok che te le lavi, però comunque. Ho visto il video di questa ragazza che diceva proprio che la sua pelle è cambiata così e così da quando ha usato le veline, perché quelle sono monouso, le usi, le butti, fine. E quindi ho cominciato a farlo anch'io. Infatti l'altro giorno sono andata, mi sono comprata le veline, adesso me le tengo qua per asciugarmi il viso. Quindi il viso non lo asciugo più
con l'asciugamano, ma l'asciugamano sarà solo asciugamano, non asciugafaccia. Poi mi sono presa questi da AliExpress, ragazzi, sono una svolta perché ogni volta il gomito gocciolante mi dava un fastidio assurdo. E tornando alla skincare, oggi volevo uscire, volevo andare a fare qualcosina. Non so, adesso vediamo dove arriverò. In qualunque posto andrò comunque, voglio andare da Olive Young. Prima adesso mi cerco le cose sul sito per vedere se effettivamente ci sono i prodotti di cui ho fatto lo screenshot. Però ho visto un po' i prodottini sia per capelli sia appunto da skincare che vorrei vedere. Mi sono scordata di riprendere la scena, ma mi ero fatta i miei raviolini. A me mi ha appena dato una capocciata in testa. Raga, una capocciata, mi sono spacciata il labbro interno. Domani così sarò. Comunque sto guardando l'ultima puntata di Show Darwin. Le 21:49. Avrei dovuto farmi la doccia prima di guardare Show Darwin. Posso fare una deviazione. Buongiorno ragazzi, io ho questo bellissimo capello matto perché non so cosa mi ha detto la testa ieri di asciugarli con la frangia, che io non so minimamente gestire, perché io qua ho la vertigine, quindi o mi viene piatta o mi viene troppo luminosa e poi me la devo schiacciare. Comunque questa mattina ci troviamo a Gangnam, si può vedere perché sono su una collinetta e ci sono i palazzi alti, questa è tipicità proprio di Gangnam. E sono nell'agenzia con cui stiamo lavorando perché mi hanno chiamato di corsa. Cioè, in realtà io sapevo di dover venire a una certa ora, ma mi hanno chiamato: per favore devi venire assolutamente prima. Il problema è che io ci metto un'ora e mezza con i mezzi a venire qua, e quindi ho cercato di fare il meglio che potevo per stare qui letteralmente 10 minuti a fare la prova di una cosa che dobbiamo fare poi sempre questa settimana. E vi dicevo, vedete ste salite? Me la sono dovuta fare tutta a piedi di corsa, tra l'altro, non contenta, pure di corsa. E quindi vabbè, niente, è andata così. Adesso quindi io mi trovo, che è ora di pranzo, sono a Gangnam e non so bene cosa fare in realtà. Poi non ci fate caso, c'ho i capelli biondi, raga, guardate, c'ho i capelli biondi e si vede, cioè sembra che ce l'ho bianchi, vabbè. Comunque, c'è un posto che io volevo provare, cioè vi dico solo che siamo venute al tempo con Alessia, quindi cioè era tipo agosto, luglio-agosto, non lo so. È un posto che fa i sandwich, dove è stato anche JK, quindi io ovviamente mi pare che non ci vado. Quindi adesso mi ritrovo l'indirizzo da qualche parte, vedo quanto è distante effettivamente. Beh ragazzi, questa sono io che scopro che il posto è letteralmente 15 minuti a piedi da qua, fantastico direi. E dovrebbe chiudere all'ora di pranzo per le 2. Qui andiamo a vedere. Oh, male che va, uno se lo fa da sport, perché poi ci metto un po' a mangiare. Allora, il posto è questo qui. C'è solo una persona, quindi adesso entriamo subito. Vi faccio anche un po' vedere il menù. Non mi ricordo quale devo prendere, forse quello col pollo. Questo qui è il locale dentro, no ragazzi, guardate quanto è piccolo. Ma voi immaginate tipo, non lo so, JK seduto lì. C'è anche la firma. Poi c'è solo una signora a lavorare, eccolo lì. C'è anche un'altra fan. Beh, io un po' lucky, un po' non possibile. Questo coso per tutto il sotto. Tra l'altro ho pagato poco per il panino solo. Purtroppo hanno messo la mia canzone preferita, ragazzi. Che devo fare? Cosa si fa in questi casi? Si fa un girl. Mi viene da piangere qua. Guardate, sembra che ha una bella faccia. Slay. Un po' di pollo. Yeah. Ovviamente io attraverso adesso, giustamente, l'auto che dovevo prendere era questo. Chissà se mi aprirà, oddio non credo. Non so se posso bussare e se mi apre, non so se me la voglio rischiare. Ho deciso di non fare la turista che se la rischia e di aspettare ben 16 minuti per il prossimo autobus. Non so quanto è stata un'idea buona, però vabbè. Fatemi trovare un posto così vi racconto questa esperienza. Praticamente all'inizio c'eravamo io e la ragazza, e ok, no? Poi c'ero solo io, ma a un certo punto non so cos'è successo. Sono cominciate a entrare tutte persone e ci sono tipo 4 tavolini dentro. È veramente minuscolo. Quindi alcuni hanno portato via e altri invece, cioè, stavano aspettando fuori. Quindi quando è così, non lo so voi, ma a me prende l'ansia. E quindi potevo rimanere, sì, tipo 10 minuti seduta a fare i cavoli miei. Ho detto, vabbè, mi alzo, ciao, me ne vado. E quindi vabbè, questa è l'esperienza di oggi. Poi adesso torno a casa perché a me deve uscire e deve mangiare. Tra l'altro stanotte ho fatto una prova e l'ho fatto dormire invece che nel letto con me, come fa sempre, da sempre. Ho fatto dormire da solo nella cuccia all'inizio, un po'
che voleva salire, poi ho detto mi dai a cuccia, vai a nanna, e è rimasto effettivamente lì. Perché raga, io spendo 20 minuti di ogni mia giornata a spelare il letto, non sto scherzando, poi io sono maniacale, quindi non è che dici sai tolgo il grosso, fine, lo devo togliere fino all'ultimo pelo, quindi rigiro la coperta, cioè un casino. E quindi per quanto mi dispiace, cioè ieri stavo sdraiata a fare questa scena di me che dormivo per vedere lui come reagiva, e c'avevo il cuore, c'avevo tipo la tachicardia, non sto scherzando, cioè una cosa che ho detto sei pazza. Non è vero, oggi sono un disastro. Oggi mi sento confusa, ma sento di dover andare a Yongsan e fare un giro, perché oggi è una bella giornata, sono state due giorni super grigi, sono stata dentro casa, quindi voglio un po' camminare. Ami mi aspetterà, mi perdonerà. Sono sull'autobus, io adesso vi voglio far vedere a quanto si ferma il signore che guida rispetto al culetto dell'autobus davanti, perché ogni volta, vi giuro, io sussurro, non so come facciano a lasciare tanto così, non sto scherzando, di questo. Siete pronti alla collisione? Vediamo come gli va stavolta. Eccoci qua. No, vi giuro, raga, dal vivo è peggio, è molto peggio. Non so perché lo fanno. Non so se c'è un motivo o nella scuola di autisti di autobus coreani gli insegnano a fare effettivamente così. Sono nostalgica, forse è questo. Mi sono fermata con l'auto a una fermata prima di Yongsan, per intenderci dove è stata Hype. Contate che la Hype sta letteralmente sul fiume, si affaccia, non è troppo interna, e quindi questa appunto è una fermata prima, dove c'è Nodul Island o l'isola di Cristina, dove venivamo sempre quest'estate. In realtà è bellissimo anche già da qua. Voi direte cosa c'è di bellissimo? Non lo so, io adoro Yongsan, adoro questa zona, mi piace particolarmente. Ora vi faccio vedere poi dall'isoletta la Hype, perché adesso non si vede che è coperta. Io sono scesa da questo lato, quindi ora mi faccio il ponte sopra elevato. Vedete, lì c'è la fermata dell'autobus. E lì c'è l'isolotta con la torre dorata. Questa è abbastanza iconica, perché è impossibile non vederla. Qua c'è Seul alta e lì c'è Seul bassa. Quindi quando vi dicono vivi sotto o sopra, tipo io vivo sotto, e invece il signor fidanzato vive più sopra. Però a parte tutto adoro questa isoletta d'estate, mi fa tutto un altro effetto. Non c'è bisogno che ve lo dica io. Però questa è molto più per i local, quindi se venite e è bel tempo, venitevi a fare un bel picnic qui. Si possono fare anche ramen. Non c'è un vero e proprio convenience store, ma c'è appunto un negozietto che principalmente ha i snack e i ramen. Dai, cioè, capite? Guardate che skyline. Non lo so, io lo adoro. Poi ci sono anche dei tipo ristorantini che fanno cose. Lì c'è quello della pizza che non è tanto buono, l'abbiamo provato con Ross. Se però poi scendete sotto c'è quello del pollo fritto che è ok. Vabbè, a parte che è sempre pieno di cucchietti, la devono smettere. Però vedete, adesso vi faccio un zoom per 5. Lo amo questo iPhone. Guardate, quella è la Hype. Quella dove c'è la... Oddio, dove è il mio dito? Questa dove c'è la mega H sopra. E appunto questa è l'isoletta. D'inverno adesso fa un po' strano, ci sono tanti cagnolini. Però vedete, cioè dai, questo posto è da cartolina. Anche così d'inverno con gli alberi spogli. Ci sono i cani che stanno litigando, non ce la faccio. Non so se lo vedete, quello là dietro me l'ha preso. Dove è andato l'altro? Non ci sa, si è un po' perso. Ecco, perché gli ha tolto il visitan. Gli ha tolto il visitan. Se così contro luce si può vedere. Così, eccoli. Così sembrano giganti. Non ti metto a fuoco, vabbè. Comunque, pieno, raga, pieno. Allora, fa troppo freddo, quindi adesso dall'ingresso sto prendendo l'auto qua per tornare verso casa. Sono tornata a casa dal signor Amarofino, che è già stato portato fuori, è stato cibato, è vero. Poi mi sono messa a lavare un po' di cose che avevo lasciato nel lavandino, ma qua tanto si accumulano cose. Ho messo l'insalata qui a lavare, poi ho cotto il pollo e adesso lo spelacchio tutto così è pronto. Qua sto bollendo le uova e qui mi sono fatta nel microonde i miei raviolini. Vi giuro, io questi li adoro, perché sono gli Xiaolongbao, che sono quelli con il brodino dentro. Buongiornissimo ragazzi, ieri c'è stata una fine un po' brusca, però
Vabbè, ormai tanto ci conosciamo. Stamattina, nuovo giorno, nuova giornata. Allora, a parte finire di lavorare, come sempre io incastro cose, inizio pezzi, poi finisco un altro giorno, vabbè. Stavo facendo la mia skincare e nel mentre stavo preparando anche il pranzo. Perché oggi mi sono svegliata relativamente presto, non vi ho fatto vedere la colazione. Alla fine ieri ho finito, vedete, di pulire tutto il pollo. Questi sono i rimasugli per Ami, il mio è qui, e poi ieri ho scongelato anche questi che sono i gnocchi di riso, quindi andremo a creare con questo brodino per fare il doku, che è appunto la zuppettine con i gnocchi di riso. Infatti poi ci serve anche un uovo. Poi ho anche comprato questo qua, che è il cipollotto, però quello surgelato, perché sennò ogni volta mi si faceva male, un casino. Questo è già tagliuzzato. In teoria ci si possono mettere anche le alghette tagliate, però non lo so, nella zuppa mi prende troppo un sapore di pesce, quindi non mi piace. Vabbè, di sottofondo sempre Glee, perché ve l'ho detto, io da quando vivo da sola, se sto tipo nel silenzio più totale, mi fa strano, quindi ho bisogno sempre di un po' di compagnia. Pomeriggio esco con Ross, quindi cercherò di riprendervi un po', perché è un po' che non riprendo una giornata con Ross, perché di solito quando siamo io e lei appunto non mi va di stare lì tanto a riprendere. Oggi vi faccio un po' vedere, anche perché io dovrei passare da Olive Young. Voglio cercare un cardigan, perché adesso mi sono fissata che devo avere un cardigan, però non un cardigan normale, ma uno di quelli tipo con i bottoncini così che si chiudono, perché ho in mente tutta una estetica un po' così, e quindi voglio vedere se lo trovo. Più che altro è difficile trovarne uno che sia over e che copra la chiappetta, perché io odio andare in giro con la chiappetta di fuori. Quindi ora finisco la mia skincare con la mia... guardate quanti prodotti, non so più dove metterli. Tra l'altro questi giorni che fa super 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 freddissimo, io utilizzo questa combo prima di uscire. Metto questa crema che è bellissima, molto 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 idratante. Ovviamente vabbè, ho già messo tutte le mie essenze, tonico, cose prima. Dopo poi farò anche un trucchetto molto leggero. E dopo che si è asciugata questa, ovviamente crema solare. Ragazzi, per favore, cioè io sono stufa di dover ripeterlo. Crema solare, per favore. È uno step molto semplice, non capisco perché viene skippato. Forse perché siete ancora abituati all'idea di crema solare intesa come quella tipo da mare. Però guardate questa. A parte mi dà un effetto bellissimo sulla pelle, ma si assorbe e poi è molto idratante. Ovviamente anche sul collo, non ci scordiamo, se no invecchiamo a zone. Avrete il collo tutto rugoso. Guardate che bell'effetto c'è. Scusatemi. Zuppettina, poi io vabbè ci ho messo sale, pepe, un po' di cose mie. E poi ci ho messo le rice cake e lascio cuocere basso. Boh, io li sto imparando a usare adesso sti fornelli, dopo tipo quasi un anno praticamente. Ecco qua il mio risino. Guardate che bella. Sono molto soddisfatta, a parte il vapore che non vi fa vedere. Vedete l'uovo come è venuto tipo stracciato. Non ce ne ho messo uno perché era troppo. L'altra volta ho fatto un errorissimo. Mi era venuta una pila di uova al vapore alta così dalla pentola, quindi l'ho dosato col cucchiaino piano piano e è venuto proprio bello. Cioè guardate che bella sfilacciatura. Mi manca quel sentore un po' di carne, eh. Se ci fosse stata quella, perfetto. Eccoci arrivati. Guardate che bello. Io questo voglio provare da una vita, non ho mai il coraggio, perché voglio sempre la mia torta di carote. E dov'è? Guarda che bel mattoncino. L'adoro. Anche questa mi ispira. Guarda che mattoni giganti. Li adoro queste. Torte di carote, ragazzi. Oh, c'è anche un cagnolino oggi. Con le nostre scelte. Oggi abbiamo esagerato, eh. Di solito siamo più brave. Torte di carote, cioccolato, fragola, red velvet con la faccina di troppo carino. Allora, ve lo faccio rivedere, giuro, io voglio sponsorizzare questo caffè perché è troppo carino. Questo è il nome. Poi ci sono queste deliziose frasine sugli specchi di tutti i posti. A volte non hanno senso, ma voi non ci fate caso. Ora iniziano tutti i nostri giri. Dobbiamo andare da Olive Young, da Lush. Devo cercare il cardigan e poi qualcos'altro che però non mi ricordo purtroppo. Quindi lo scopriremo, forse non ci andremo mai. Allora, questa è la Sephora coreana, si chiama Chicore. Eccolo qua. E vendo un sacco di marchi anche nostre, tipo MAC, cose che magari qua è un po' più difficile trovare. Questo è il nostro spray preferitissimo. Lo sai che ho visto che le usano l'assistente di volo di Korean Air? Marta! Ma infatti è fantastico. Scusami. Però guarda che confezione fancy rispetto a Olive Young. Che qua non ti danno neanche la doppia. Ma questi sono diversi. Secondo me è un'altra questa. Eh sì, perché questo è serum. Bello questo. Quello col ceffo. Bello. Vuoi provare? Sì, questa è la mia crema preferita. Bella. Molto bella. Cos'è?
Waterfall fresh sun cushion. Wow, Italy? White truffle. No, sì. È vero, questo pure diceva nel TikTok della, dell'assistente volo. È protezione solare. Wow. Sì, però questa confezione è poco pratica. Cioè, come te lo metti in borsetta a padella? Sta guardando la nostra amica. È il mio fondotinta preferito. Lo sapete, insomma. C'è un cromore. Non è solo vero. Tre colori. Fine. Personal color. Aspetta, test. Che questo è il più scuro, ragazzi. Questo è il più scuro. Questa è l'inclusività in Corea, quello che dicono tutti. Forse l'uno, no? Perché sono gialli, cioè. Sì. Questi in effetti sono un po' giallini, eh. Barba mi ha portato in questo. Però senti la puzza di vecchiume. È uno. Però è figo. Tornerà, tornerà il leopardato prima o poi. Sì, tornerà, vedrai. Sì, lo so. Uno dei prodotti che volevo prendere. E l'abbiamo trovato. Yeah. E si prova. Quanti sono? Quanti pezzi? Non si sa. 3 più 2. 5. Mi ha fatto entrare da Lush, ragazzi. Purtroppo è il mio incubo. Da una persona che soffre di mal di testa. Lei voleva provarlo da sola, poverina. Pensavo. Ora ti brascia anche i capelli. Però è comodo averlo a casa, sinceramente. E lui lasciata lì. Ah, ma c'è tutto un servizio, aspetta. Non ha finito. Ci sta venendo trattata proprio. Siamo passati a un altro commesso. Ecco qua, un bel massaggino a mani. E sapete cosa volevo in tutto questo? Volevo Vanillary. Eccolo. Aspettate, c'è la tipa davanti. Ecco quello che ha preso il tipo. Senti? Questo è B. Cioè vorrei farmelo piacere perché. Lui si chiama B comunque. Noi abbiamo fatto. Facci annusare B. E lui è il mio nome. Guarda che copione. Ma se lo fa piacere. No, forse mi piace questo però. Vanillary è iconico. Vanillary è bello. Sì. Ragazzi, non so cosa è successo oggi. Pensavo fosse domenica. Mai vista così tanta gente di martedì. Per mangiare qui, questo posto lo vediamo sempre, ma purtroppo ultimo ordine alle 21, sono le 21:30. Che mangiano veramente come la gallinella. Skincare terminata. Ho registrato il prima e il dopo. Sono molto delusa. Ragazzi, io non lo so. Questo è il bello e il brutto della skincare, che ovviamente funziona in maniera differente per persone differenti. Su di me, onestamente, io non vedo grandi risultati. Sarà che forse ho usato per un po', però io adesso non so quanto potete notare, ma questa zona sì, magari è un po' più luminosa e idratata, ma fine. Vi faccio vedere anche dalla foto. Questo appunto era il prima e questo qui è il dopo. Comunque, detto questo, adesso monto questo mini video e poi sono le 2:15, non per dire, letteralmente qua non si mente, quindi farò la doccia e poi andrò a dormire. Tra l'altro mi sono accorta di essermi sporcata. Dov'è qua? Intanto per oggi per noi è tutto, domani tanto ci risentiamo perché ci sono i nuovi episodi di Love is Blind e Ross dovrebbe venire qui per vederli insieme perché domani è una giornata abbastanza cruciale.